Paola Perego ha fatto una confessione sulla malattia che l'ha colpita. Un tumore. Ecco che cosa ha fatto quando l'ha scoperta. Scopriamo maggiori informazioni in merito a quanto ha dichiarato. Paola Perego ha rilasciato un'intervista nella quale ha parlato della sua malattia, un tumore che l'ha colpita. Ha spiegato, infatti, come ha reagito e che cosa ha fatto quando l'ha scoperto. La famosa conduttrice è ogni domenica mattina in TV con il suo noto programma Citofonare Rai 2. Con lei, fino a qualche tempo fa, c'era anche Simona Ventura. Quest'ultima, però, a causa di una grave forma di paralisi, detta di Bell, ha dovuto interrompere la sua collaborazione e ha dichiarato che tornerà nel momento in cui starà meglio e si sarà ripresa. Scopriamo, intanto, cosa ha confessato Paola Perego sulla sua malattia e soprattutto come sta adesso. Paola Perego sulla malattia. Cosa ho fatto quando l'ho scoperta? La famosa conduttrice ha raccontato come ha reagito quando ha scoperto di avere un cancro. Ha spiegato che, naturalmente, per lei non è certo stato un momento facile. Ha scoperto di avere questa grave malattia quando si è ritrovata in ospedale per fare un semplice controllo. In quel momento, si sono accorti che c'era qualcosa che non andava al suo rene. Così, le hanno fatto subito un altro esame e ha ottenuto la diagnosi, un carcinoma. Per questo ha poi svelato di aver reagito, almeno inizialmente, sottovalutando il problema. La conduttrice ha rivelato che la paura per la malattia sarebbe giunta dopo, poco prima dell'operazione e non quando l'ha saputo. Inizialmente, infatti, era solita scherzarci su anche con le amiche. Poco dopo, però, le è stato chiaro il problema e dopo l'operazione ha cominciato a sentire il peso di tutto quello che ha vissuto. Un momento, dunque, di particolare difficoltà. Adesso, però, tutto sembra procedere per il meglio. Infatti, subito dopo l'intervento la Perego sembra essersi ripresa. Attualmente, infatti, conduce Citofonare Rai 2. La domenica mattina e ottiene un gran successo. Infine ha ammesso che per le sue cure e la fase di guarigione, è stato importante l'intervento istantaneo dei medici. Poi, alla fine, ha rivelato che lei è stata molto fortunata in quanto ha avuto modo di intervenire sulla situazione anche privatamente, cosa che non sempre è possibile per tutti. Proprio su questo, infatti, la conduttrice ha tenuto a ribadire quanto sia importante la prevenzione, ancor prima delle cure. In questo periodo, poi, gli sono stati molto vicini gli amici e suo marito, Lucio Presta.